Ciao a tutti ragazzi e benvenuti carissimi videotubisti, mi siete mancati tanto. Benvenuti su Dead Effect. Ragazzi, stiamo continuando praticamente una nuova avventura col nostro, noi lo chiamiamo AK ma è un TAR, almeno così dice. Volevo potenziare i danni perché stiamo usando quest'arma, ci sta ritornando molto utile. E tra l'altro, ma sì, spendiamo. Stiamo puntando molto sul TAR perché credo sia veramente una bella arma. Adesso abbiamo 72 di danno. E il fatto che abbiamo ampliato anche i caricatori, quindi se non sbaglio dovrebbe avere un magazzino, esatto, quasi dei mamma mia, cioè quasi 40 e dispari proiettili, quindi va bene. Come arma secondaria ci stiamo portando la vecchia e buona pistola, insomma, quindi va bene, andiamo avanti, vediamo cosa succederà in queste missioni sempre più complicate, in questa SS Meridian, che ricordo è l'astronave madre dove è successo il gran casino. Ed eccoci qui ragazzi, in game. Siamo praticamente in una sorta di laboratorio. Stiamo arrivando proprio all'origine, secondo me, di quella che è il virus. Ma cos'è sto schifo qua? Non sono come prima ragazzi, sembrano dei demoni. Porca miseria. Sono anche leggermente un pochino più... Oh! Porca vacca ragazzi, niente male come... Qua ogni volta che iniziamo ci becchiamo delle sogliole incredibili, cioè proprio rischiamo di morire come di triceratopi. Allora, volevo dirvi questo, ma cosa ne pensate voi? Il fatto di ogni tanto magari di cambiare gioco e proprio per diversificare il gameplay. Questo laboratorio è bellissimo tra l'altro. Perché... oh cavolo. Mamma mia quanti ragazzi. Mamma mia quanti. Credo che ci siano in fondo quelli là con le bombe. Quindi... no però. Vedete? È molto pericoloso. Porca miseria ragazzi, qua ce ne sono una marea. Vieni. Ok. Meno male. Cavolo, siamo arrivati in una zona motore bellissima tra l'altro. Qui ogni volta arrivano una marea di zombie. Non lo so da dove vengono fuori, però aspettate un secondo. Accidenti, sternuto. Salute. Grazie ragazzi, grazie. Allora, qui sembra che sia bloccata. Proviamo un attimino. Ok, come la solita cosa, sempre codici. Ok, che codice mettiamo? 1, 2, 3, le patate sono con me. Ovviamente è sbagliato. L'accesso, devi trovare l'accesso insomma per proseguire nella parte zona motore. Perché vi ricordo, noi siamo sulla SS Meridian e stiamo andando verso i motori per disattivare, perché questa astronave immensa è diretta verso la Terra. Se nel caso in cui arriva sulla Terra, insomma, si infetterebbe tutto il pianeta. Ancora questi zombie qua, questi demoni. Oh, buono. Dicevo come prima, ho la necessità proprio di cambiare ogni tanto qualche giochino per divertirsi, perché così... Oh. Oh merda. No. Cavolo, fortunatamente è rimasto con la mano, piacere. È rimasto con la mano alzata. Vabbè, carichiamo tutto perché... Allora, carichiamo la pistola prima di proseguire, sennò qua veramente... Dov'è il mio fucilone? Ok, adesso mi sento più al sicuro. Perché nei momenti, non so, mi è mai capitato che
Sì, a volte si tende a ricaricare nei momenti più incredibili. Che cazzo è? Baffa... Da dove sono usciti? Ah, da là forse. Cioè, qui è pericolosissima questa zona. Comunque, ho la necessità, dicevo, di proprio cambiare genere, di esplorare qualcosa di nuovo, qualcosa di vecchio, qualcosa che mi mancava forse. Perché? Perché questo gioco, non so se a voi fa questo effetto, a me ricorda un po' il vecchio buon Doom. Chi è che non ha giocato a Doom 2 su MS-DOS, cavolo, mamma mia, quanto tempo è passato, sono un nostalgico che ci posso fare. Però, questa cosa mi incuriosisce, questo gioco qui, è molto carino, è un indie. E, diciamo, per essere un indie, secondo me è fatto abbastanza bene. E mi ricorda questa ambientazione tipo Doom. Anche se hanno avuto la genialata, diciamo così, la genialata proprio di mettere degli zombie su un'astronave con un virus da debellare. No, sono stati bravi, diciamo, anche perché poi dovete pensare... Oh cazzo! Dovete pensare... No! Stava per sganciare una bomba quel disgraziato, ho dovuto fare l'aggressivo. Ma dovete pensare comunque gli indie sono in genere... economici, hanno pochi investitori all'inizio, nessuno ci crede, quindi è facile anche che poi fallisce il gioco. Abbiamo trovato il quadrante per la password, qui dovremmo decriptare. Oh, allora, la premessa è questa, poiché sono quasi, vediamo un po', quasi le 2, l'una e 48 di notte. Io provo a fare l'hackeraggio, ma non so se ci riesco, non ridete. Allora, i tre cazzi in bocchi con la riga nel mezzo. Questo, i due cazzi in bocchi che vanno verso sud-est. Questo, uno su, uno giù, tirami. No, quello sotto... No, non l'ho trovato, maledetto. Ve l'ho detto che non riesco. Allora, questi due così. Questo qui giù così. Questo qui... E dov'è? Oddio. Ma no, no, non si può andare così, sono troppo stanco. A quest'ora non mi potete fare questa roba qua così. Allora, vabbè, dai, questa qui a S di serpente. Va bene, penso che passeremo tutta la giornata a fare questa roba qui. Perché la stanchezza non... Dov'è? Eccola. Ecco, va bene, rimaniamo tutto il giorno qui. Allora, cerchiamo di capire come si fa. Questo, oh, mamma mia. Adesso sveglio mio figlio e me lo faccio fare da lui, che sicuramente riesce molto molto meglio, no? Ce l'ho fatta! Oh, botta di culo! Ok, ce l'abbiamo fatta. Quindi andiamo avanti e vediamo un attimino di proseguire la nostra missione. Pieno, pieno. Ok, c'era un ciccione che aveva cercato di sputarci addosso della bile, non so di cosa, che è lo schifoso. Quindi, oh mamma, una bomba! Via, 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 scappiamo! Per un pelo! Avete visto questo disgraziato? Dov'è? Aggressivi! Aggressivi! È morto, ok. Era proprio un fetente. Si stava friggendo il cervello. Proprio. È incredibile, ragazzi. È difficile, questo gioco. La bomba, se ci avesse preso, l'abbiamo scansata proprio a tricche e ballacche. Perché sennò qua. Stiamo tornando verso la zona centrale di nuovo per cercare di. Ecco, è pieno. Mannaggia la miseria. Cerchiamo di risparmiare proiettili perché qua, cioè, la situazione è critica, eh. Ok, allora dovremmo anche poter trovare. Adesso abbiamo il codice d'accesso, quindi ragazzi, qualcuno di voi se l'è segnato? Oh, vedrai, dobbiamo ritornare indietro. Ah no, fortunatamente è segnato qui. 1508. 1508. Che stanchezza, ma che stanchezza. Oh, secondo me è una giornata pesante, però. Ok, andiamo avanti. Proseguiamo nella nostra avventura, ragazzi.
Obiettivo. Un nuovo obiettivo è stato dato, ma Action ci impedisce di leggere. Oh mamma. Mamma mia, ragazzi. Sono tanti, tanti e nervosi. Io non so da dove escano tutti questi zombie. Porca miseria, passiamo alla mira manuale. Ok, mi è arrivata una targhetta addosso che mi spaventa. Più le targhette mi arrivano addosso che in sé per sé gli zombie. Ma vi rendete conto? Che qui abbiamo una bomba. Disgustoso. Qua stanno facendo degli esperimenti. Qualcosa su questa astronave, secondo me, è frutto di qualche esperimento sfuggito, ovviamente, al controllo degli scienziati. Avrà provocato chissà che cavolo di casino. E infatti le conseguenze si vedono. Ecco, questo serve per l'energia, ma siamo bene. Questo cos'è? Questo è nuovo, ragazzi. Vediamo. Wow! Upgrade della testa. Sono più intelligente, così riesco ad aprire le porte. No, però secondo me va speso con dei punti abilità. Adesso forse no. Per il momento forse non ne abbiamo. Obiettivo. Trevo il cuore della propulsione. Va bene. Lo faremo. Ok. Dell'astronave. Ovviamente parla dell'astronave madre. ESS Meridian. La trama è carina, devo dire. Oh, scendiamo giù all'inferno. Ecco qui. C'è un bel po' di casino. Mamma mia, ragazzi. Va bene. Proseguiamo. Vediamo un po' se riusciamo a prendere un po' di cose. Da qui si deve salire, ok. Però io vorrei prima andare per lo strade da questa parte. Ho fatto bene. Vedete, si sono buttati sempre questi armadietti da tutte le parti. E questo è importante perché ci sono sempre bei regali. Allora, soldi e un'altra ricarica. Tra l'altro qui vediamo un po'. Questo sono interessato a capire. Non funziona. Non so cosa devi prendere. Ok, improve one. Tu puoi, vedi, puoi avere delle specializzazioni sulle parti del tuo corpo. Però non abbiamo niente per poterlo fare. È interessante, questa è un'aggiunta carina al diciamo così, al gameplay. Mi piace questa cosa. Ok. No, stiamo scherzando, ragazzi. Cioè, dai. Cioè, troppa gente. Ma qui, veramente, ma quanti ce n'erano? Allora, la domanda è, ma quanti ce n'erano su questa nave? Ok. Wow. Ok, siamo nel settore numero 2. Vedete, si inizia a vedere i sistemi di propulsione. Quindi dovremmo esserci quasi, insomma. Forse ci conviene. Abbiamo finito! Grandissimi! Anche questo quadro è fatto. Va bene. È stata un po' una sudata, però ce l'abbiamo fatta. Grazie di essere stati qui con me. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, vi ringrazia, vi saluta. A presto e ciao!